La papaya è un frutto che è originario del Messico, ma coltivato in molti paesi del mondo. È molto popolare grazie a tutti i benefici che apporta all'organismo umano, senza dimenticare il suo buonissimo sapore. Inoltre, è un frutto che può essere utilizzato nella sua interezza. I suoi semi, oltre ad essere commestibili, sono anche caratterizzati da benefici eccellenti, tanto quanto il frutto in sé. I benefici del consumo dei semi di papaya sono così grandi che a volte le persone trovano difficile credere che un piccolo seme contenga così tante qualità. Sono anzi già stati realizzati degli estratti liofilizzati di questo seme. Molte persone li buttano via quando consumano il frutto, senza sapere che stanno perdendo un'eccellente medicina naturale. Ecco perché abbiamo deciso di creare una piccola lista con alcuni dei vantaggi del consumo dei semi della papaya. E non vorrete più gettarli via. 7 benefici dei semi della papaya. 1. Eccellenti per la digestione. I semi della papaya hanno un alto contenuto di enzimi digestivi, che facilitano la digestione degli alimenti. Inoltre, hanno grandi proprietà antinfiammatorie e antibatteriche che aiutano a mantenere sotto controllo la proliferazione dei batteri. Al contempo aiutano anche a controllare il livello dell'acidità dello stomaco. Vi è sufficiente consumare solo 7 semi di papaya, 7 volte al giorno. Potete masticarli o assumerli dopo averli triturati e mascolati con l'acqua. 2. Antiparassitario naturale. Oltre ad essere ottimi per la digestione, i semi della papaya hanno enzimi antiparassitari. È inoltre notevole anche il loro contributo di un alcaloide, la carpaina, in grado di eliminare i parassiti intestinali in modo molto efficiente. Come potete approfittarne? È raccomandabile che, quando togliete i semi dal frutto, li mettiate a seccare al sole. Quindi, macinateli fino ad ottenere una polvere finissima, abbastanza da poterla conservare. L'ideale è consumarli 2 o 3 volte al giorno. Inoltre, li potete prendere con acqua, succo di frutta o miele. Nel caso dei bambini, si deve essere cauti. Alcuni naturisti raccomandano uno seme ogni 5 anni. Quindi, a un bambino non dovremmo dare più di 3 semi alla volta. 3. Protezione renale. Questi piccoli semi neri intervengono nella prevenzione dei problemi di insufficienza renale. Essi, inoltre, possono essere utilizzati come complemento quando si soffre già di una malattia renale. Come potete approfittarne? Dovrebbero essere consumati solo 7 semi distribuiti in 7 dosi al giorno.
possono essere prese con acqua o succo di frutta, se il gusto non è piacevole. 4. Purificazione e cura del fegato. Il fegato è l'organo in cui ha luogo il processo di filtraggio delle tossine del corpo. Tutte le sostanze che sono tossiche per l'organismo passano attraverso il fegato per prevenire varie malattie. Consumando semi di papaya, da soli o accompagnati dal frutto, si aiuta il fegato a eliminare tutte queste tossine accumulate che, se non vengono espulse, possono causare gravi danni alla salute. Come potete approfittarne? In questo caso basta macinare 5 semi di papaya e mangiarli con un po' di succo o un cucchiaio di limone, 2 volte al giorno, per un mese intero. Questo trattamento avrà anche innumerevoli benefici per la pelle, la quale soffre. Quanto il fegato, quando è intossicata. Azione brucia grassi. Un altro vantaggio del consumo dei semi della papaya è che possono far perdere peso. Hanno infatti la proprietà di impedire al corpo di assorbire i grassi e anche gli zuccheri in eccesso. Pertanto, ne facilitano l'eliminazione e intervengono attivamente nella perdita di peso. Riduzione del rischio di cancro. I semi della papaya producono una sorta di succo o linfa che contiene un componente chiamato acetogenina. Secondo alcuni studi, sono molto utili nel prevenire la crescita delle cellule tumorali nel corpo. Questo è uno dei motivi per i quali i semi di papaya sono ampiamente utilizzati come rimedio naturale in molte parti del mondo, così come il frutto in sé. Controllo dell'acne. In questo caso, oltre a consumare semi di papaya, si raccomanda di fare una sorta di impacco naturale. Per questo combineremo alcune foglie di papaya con i semi e macereremo il tutto con un po' d'acqua in un mortaio. L'impasto che si ottiene può essere applicato sulla zona interessata per 10 minuti. Successivamente, bisogna lavare l'area con abbondante acqua fresca per rimuovere il tutto. Grazie alle sue proprietà antibatteriche e antinfiammatorie, potrete dire addio all'acne.